accanto al mare cristallino, dalla Darsena via Regina alla marina di Torre del Lago, c'è una delle più prestigiosi e incantevoli location della Versilia. Il Viale dei Tigli, nella pineta di Levante che fa parte del Parco Regionale Megliarino Sarrosore Massaciuccoli. Qui regna la vegetazione tipicamente mediterranea. Sulla destra del viale la pista ciclabile in direzione di Torre del Lago. A sinistra i campeggi. Più o meno a metà del bellissimo Viale dei Tigli si vede il cancello e il parco della Villa Borbone fatta costruire da Maria Luisa, duchessa di Lucca. Il parco ha posto anche cartelli descrittivi che individuano gli animali che si possono incontrare. Splendida è la vista sul verde circostante con sullo sfondo le Alpi Apuane. Ma come nasce il progetto del viale in mezzo alla pineta? Perché nasce il Viale dei Tigli? Ma il Viale dei Tigli nasce in un contesto storico, fra l'altro di attualità, perché noi stiamo festeggiando quest'anno i 200 anni di Viareggio Elevata Città, ricordo elevata di Maria Luisa di Borbone. Bene, il Viale dei Tigli nasce sempre per una volontà di Maria Luisa, perché Maria Luisa di Borbone aveva intenzione di costruirsi una reggia dove c'era il palazzo di Ferrante Cittadella, che nel 1818 lo comprò Maria Luisa per farci la reggia, e diede l'incarico all'architetto Lorenzo Nottolini di ristrutturarlo nel 22, e diede anche l'incarico di costruire una villa, diciamo così, estiva, un casino di caccia si chiamava, che sarebbe a quella adesso la tenuta Borbone, no? Ecco, quindi praticamente la tenuta Borbone e il palazzo dove c'era la reggia dovevano essere collegati. Il Nottolini nelle previsioni fece la villa e fece il progetto per il palazzo dove doveva venire il palazzo reale di Maria Luisa, che erano collegati, come si legge nelle mappe, da un cannocchiale arboreo. Il cannocchiale arboreo era questo viale, che però poi sappiamo che Maria Luisa nel 24 muore, quindi la villa, la reggia non verrà mai fatta. Questo sì, perché è stato finito il palazzo, la tenuta Borbone è stata finita nel 1822, quindi c'è, però non aveva più il discorso del collegamento con il palazzo e quindi è rimasta così. Noi sappiamo, se vuoi che io ti continui il discorso, noi sappiamo che nel 1879, ad esempio, nelle mappe di Viareggio questo viale era indicato come Via della Pineta. È rimasto fino anche alle mappe, fino a quella del 1924, perché Viareggio ha tutta una serie di mappe che danno, diciamo così, l'idea dello sviluppo urbanistico di Viareggio. Poi noi cosa sappiamo? Sappiamo che tanto, dobbiamo dire brevemente come nasce questo discorso della pineta. La pineta era di proprietà del comune di Viareggio, faceva parte delle pertinenze del comune di Viareggio. Maria Luisa di Borbone, sempre Maria Luisa ci incastra, nel 1819 gli venne in mente di non solo costruirsi la villa che poi diventa la tenuta, ma di fare in questa pineta un allevamento di cavalli di razza, la razza la favorita. E allora cosa fa? Chiede in affitto al comune tutta la pineta. Poi dopo un po' ci ripensa e dice: ma perché devo pagare l'affitto che io sono la granduchessa? E quindi fa un atto con cui evoca a sé la proprietà della pineta e dà un indennizzo al comune di Viareggio, con un indennizzo in soldi. Poi cosa successe? Però questa cosa per il comune di Viareggio è stata una spina nel fianco, perché non solo gli veniva a mancare tutto questo territorio, ma era bandito l'uso della pineta ai viareggini, quindi il legnatico, quindi la caccia. E quindi il comune di Viareggio, dalla morte di Maria Luisa, che lo fece, l'evocò a sé come proprietà privata, quindi andò in eredità ai suoi eredi. Il comune di Viareggio negli anni fece sempre rivendicazioni per entrarne in possesso, senza mai riuscirci, finché poi ci fu la Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, sappiamo, vinta dall'Italia, stava dalla parte dei vincitori. Fra nella parte di quelli che avevano perso la guerra c'erano gli Asburgo-Rolena, che erano fra l'altro imparentati con i Borboni. Quindi al congresso di Saint-Germain e Maria, i Borboni dovettero cedere la villa a chi aveva vinto la guerra, quindi allo Stato italiano, che poi nel 26 la
ricedette al comune di Viareggio dietro pagamento di 2.700.000 lire, però praticamente nel 26 la villa ritornò in possesso del comune di Viareggio, e a quel punto gli si fu dato nome Viale Savoia, perché c'era la monarchia. Ecco cosa viene fuori, perché si chiama Viale dei Tigri, perché poi noi sappiamo che il 2 giugno 1946, referendum costituzionale, noi sappiamo che vince in Italia, ma anche a Viareggio vince la Repubblica. Pensate, a Viareggio su 24.000 voti, 23.600 voti e 16.000 vanno alla Repubblica, 6.000 vanno alla monarchia. Quindi successo, diciamo così, forte. Bulgaro. E quindi agosto 1946 fu decisa, visto che ormai non c'è più nulla a che vedere in Savoia con la tenuta, e nemmeno non c'è più la monarchia, leviamo anche questo, l'ultimo, diciamo così, segno dei Savoia. Quindi il viale che era intitolato ai Savoia diventa Viale dei Tilli. Un'ultima cosa: chiuderlo definitivamente o lasciarlo aperto come ora? Ma chiaramente ci sono due filosofie. A livello di collegamento è un asse viario importante, significativo, fra l'altro anche bello perché passi nel mezzo a una pineta. Chiaro che in un contesto di ecologico e tutto, chiuderlo è una soluzione ideale, quindi permette, diciamo così, la riappropriazione dei viareggini di un bene che per molti anni non l'hanno goduto perché gli era stato, tra virgolette, usurpato, espropriato. Quindi io direi che oggi come oggi, visto che si va tutto in una politica green, si va tutto nell'ecologia e tutto, ben venga la chiusura, che potrebbe portare un beneficio non solo all'ecosistema, ma anche agli esercizi che ci lavorano intorno, che sono un pochino, diciamo così, soffocati dal traffico, respirerebbero sicuramente di più. Oggi, visto l'esito positivo della sperimentazione dello stop alle auto nel fine settimana, si sta valutando la possibile chiusura del viale. I cittadini hanno apprezzato la sperimentazione senza auto o moto. È talmente bello, ci dicono, che non poteva rimanere una semplice via di collegamento tra Viareggio e Torre del Lago. Questo è il nostro Central Park di New York. Se la sta godendo tutta? Sì. Quindi che farà ora? Vado al mare. Si è preparato già con la poltrona? Certo, poltrona, sdraio, tutto. Soddisfatto di questo spettacolo? Eh sì, qui in pineta è sempre uno spettacolo camminare così all'aria aperta. Poi il fatto che sia chiusa è anche bello per i bambini. Quindi soddisfattissimo? Assolutamente sì, è già la seconda domenica, quindi che si viene. Vorrebbe che fosse così anche d'inverno? Sì, ci ho pensato, però diciamo probabilmente è meglio l'estate, primavera ci si gode di più. Signora, lei è soddisfatta? Molto, molto, molto bello fare passeggiate con i bambini, sia a piedi sia con il passeggino, no? Lei è viareggina? No, non sono viareggina. Viareggina d'adozione, diciamo così, però... Quindi si gode questo viale in modo straordinario oggi? Esatto, sì, bellissimo. Soddisfatto di questa nuova iniziativa? Assolutamente sì. Io sono residente a Torre del Lago e questo è quello proprio che ci voleva, e forse non c'è tutto quello che ci vuole. Stavamo parlando con la mia compagna... Qui lungo il viale qualche panchina, qualche tavolo, e probabilmente a giugno, a luglio e agosto questo Viale dei Tigri sarà una cosa spettacolare. Però ecco, bisogna aiutare le persone a venire. Potrebbe diventare insomma un centro di attrazione turistico importante. Sì, assolutamente sì. È qui, non c'è da far molto, però queste piccole cose che ho detto come esempio fanno la differenza, secondo me. Signora, che cosa ne pensa di questa nuova realtà? È una meraviglia, è un qualche cosa che noi viareggini probabilmente desideravamo da tempo e non lo ammettevamo, ma abbiamo vinto, almeno per la parte che riguarda la natura, le passeggiate, il weekend. È una meraviglia, penso che apprezzeranno anche i forestieri. Viale dei Tigli senza macchine, qual è la sua impressione? Bellissimo, bellissimo, sono innamorato del Viale dei Tigli, già con le macchine, figuriamoci ora. Bella idea, complimenti. Vorrebbe chiuso tutto l'anno? Sì, direi. Abito qui vicino e la trovo un'idea bellissima. Signore, via Regina?
Via Regina Doc. E si sta godendo la passeggiata sul Viale dei Tigli? Tantissimo, veramente è una meravigliosa questa cosa, così più tutto l'anno dovrebbe esserci secondo me. Poi. Viale chiuso e spazio solo a pedoni e ciclisti? Sì, direi proprio di sì, sarebbe il massimo. Una curiosità, ha visto tanta gente senza mascherine? Troppa per i miei gusti, che addirittura ci deride anche noi che siamo con la mascherina, e veramente non fa molto arrabbiare questa cosa. Eccezionale, guardi. Correre con i rumori anche degli animali, dei fossetti, delle rane, è una cosa fantastica. Speriamo che continui con questa politica di mantenere il viale chiuso. Io lo terrei chiuso in eterno. In compagnia della bambina, questa passeggiata nuova, perché insomma... E infatti era più di una settimana, ora ci andiamo. Pensavo che la scorsa era l'ultima, invece meno male hanno prolungato fino a settembre, dice... È stato bellissimo, infatti sì, aveva ragione il signore, quando si camminava si sentiva tutto il rumore degli animali. Senti tesoro, ti è piaciuta questa passeggiata senza macchine, senza motori? Sì, mi è piaciuta tanto. Hai sentito anche te il rumore degli animali? Sì. È una delle sensazioni più belle che un viareggino, un versilese e anche un turista, se frequenta queste parti, può provare. Dunque, Viareggio ha riscoperto un luogo importante della sua storia, concepito come una lunga passeggiata romantica dove poter sostare per ammirare il panorama delle Apuane e la bellezza della macchia mediterranea. Bello spettacolo. Bellissimo, bellissimo. E via Regina? No, Lucchese. Meglio ancora. Meglio. Quindi si gode questo viale? Sì, tanto, con lei. Signora, le piace questo viale senza auto? Sì, è perfetto, così ci dovrebbe stare tutto l'anno. Allora glielo chiediamo al sindaco del Ghingaro, visto che è Lucchese anche lui. Sì, allora gli chiediamo ufficialmente che il viale dei Tigli rimanga senza traffico. Tanto per andare alla Torre del Lago ci sono altre strade, quindi...